Pino Campana. Sono nato il... Sono nato il 20 agosto del 1885 a Marradi. Marradi è il mio paese. È stato Vinicio Marchioni ad aprire Artiscena a Castiglion Fiorentino. L'attore romano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione nella serie televisiva Romanzo Criminale nel ruolo del Freddo, è stato il protagonista dello spettacolo La più lunga ora, ricordi di Dino Campana e Sibilla Aleramo. Sul palco, accanto a Marchioni, l'attrice e danzatrice Milena Mancini. Beh, una commedia, sì, che inizia dalla frequentazione, insomma, dalla storia tra Dino Campana e Sibilla Aleramo, vista però dai due punti di vista, perché è importante, studiandoli entrambi abbiamo capito che in realtà questa fantomatica, meravigliosa storia d'amore è durata 3 mesi e quindi ci faceva piacere guardarla sia dal punto di vista dell'uomo che dal punto di vista della donna, insomma. Qual era il punto di vista della donna? Della donna, di ammettere di aver fatto degli sbagli e nonostante tutto andare avanti. Il festival estivo ha animato l'ultimo fine settimana di luglio a Castiglion Fiorentino, illuminando il palcoscenico del Cassero. 4 giorni dunque nella fortezza castiglionese, firmati dall'esuberante regia di Francesco Montanari e Alessandro Bardani, professionisti della scena che hanno trovato a Castiglion Fiorentino, grazie all'impegno dell'assessore Massimiliano Lachi, un luogo dove poter dare spazio alle intuizioni artistiche. L'idea di quest'anno era proprio quella di far esibire gli artisti. Abbiamo tolto lo schermo, non facciamo cinema in questa rassegna, facciamo spettacoli e diventa uno show ogni sera, quindi ecco, l'artista che viene si esibisce, diventa lui protagonista. Quindi...